Ciao Jasmine, buonasera. Buonasera. Senti, oggi parliamo di musica, siamo a Pistoia, però parliamo anche di musica da disco, anni 70, anni 80, perché il tuo repertorio è amplissimo. Amplissimo, sì, spaziamo dagli anni 70 agli anni 90, insomma, per far ballare un po' sostanzialmente. Senti, ti vuoi presentare ai nostri lettori? Allora, sono Jasmine Matarazzo, ho 29 anni. Sono un'appassionata di musica a 360 gradi, però nella vita ho dato spazio anche ad altro, sono laureata in giurisprudenza e ad oggi sto facendo la pratica per diventare avvocato. Senti, scusa la domanda, ci dai consenso per la privacy, certo, per questo video? Assolutamente. Allora possiamo andare avanti, perché con un futuro avvocato non si può scherzare. No, assolutamente. Però ecco, al di là della professione, la mia passione è la musica. Da quando sono piccola canto, ho fatto tanti anni di danza anche, per cui cerco di lasciarmi uno spazio molto ampio, ecco, per dedicarlo alla musica. Ecco, di solito suoni accompagnata da un gruppo? Solitamente sì, noi suoniamo, il mio gruppo si chiama Saturday Night Disco, siamo una formazione di 5 persone e sì, suoniamo a giro per i locali, per le feste, insomma, sostanzialmente dove ci chiamano, dove hanno voglia di divertirsi, noi ci siamo. Ecco. Ecco, ma da cosa è nata questa passione della musica che ballavano probabilmente i tuoi genitori al Panda negli anni 70? Un po' presi, insomma, negli anni 70, ma sostanzialmente proprio da loro. Il mio babbo mi ha sempre infuso un po' la passione per gli anni 80, per gli anni 70. E da lì, insomma, l'ho coltivata, tant'è che preferisco ascoltare musica del periodo piuttosto che musica attuale. Poi ci siamo ritrovati con un gruppo di amici, con la stessa passione, e da lì è nato il progetto dei Saturday Night Disco. Anzi, era nato come il disco della Nati, un altro nome, un'altra formazione. Poi ci sono stati dei cambiamenti negli anni e adesso sono 5 anni che suoniamo insieme e la musica, insomma, ci sta dando tante soddisfazioni, e soprattutto gli anni 70 e 80 effettivamente riscuotono ancora tanto successo. Senti, ma due canzoni nelle quali siete veramente, veramente forti? Allora, due canzoni nelle quali siamo veramente, veramente forti. Diciamo che abbiamo due cavalli di battaglia che ormai sono tanti anni che suoniamo e a cui siamo particolarmente legati. Noi facciamo un medley di I Will Survive di Gloria Gaynor e Long Trail Running dei Davy Brothers, li mixiamo insieme, insomma, abbiamo un bel medley che tuttora piace, nonostante, insomma, sia un nostro cavallo di battaglia e quindi sistematicamente viene ripetuto ad ogni festa. Senti, parlando di musica a Pistoia, è facile parlare a questo punto di San Tommaso. Sì. Noi a San Tommaso siamo legatissimi, con Tony in particolare, ma insomma con tutto lo staff. Abbiamo iniziato a suonare a San Tommaso 3 anni fa. Ci chiamò Tony e da lì abbiamo iniziato ad una festa della birra. E da lì poi ci ha dato varie serate, tutte le volte un piacere. Nell'ultima, per esempio, sono stata a suonare ieri l'altro ed è sempre un divertimento, perché tutto lo staff ormai, loro sono affezionati a noi, ma noi siamo tantissimo affezionati a loro. E il pubblico ormai si diverte con noi, noi ci divertiamo con loro, per cui è sempre più che un piacere andare a suonare a San Tommaso. Ecco, però non c'è soltanto San Tommaso, siete anche andati fuori provincia, alla conquista. Alla conquista della Toscana, speriamo di arrivare anche al di là. Siamo stati varie volte al Kellerplatz di Prato, l'anno scorso in collaborazione con loro abbiamo suonato al Camp Beer Fest, una festa della birra che era stata organizzata a Villa Montalvo a Campo Bisenzio. Abbiamo suonato al Twiga a Maria di Pietrasanta per un matrimonio. Siamo stati a varie feste targate OMG, siamo stati in vari locali, insomma, che ci hanno dato modo di a River Pub, siamo stati a Querrata, a varie feste private, insomma, che ci hanno dato modo di avere visibilità e di essere anche conosciuti. Quindi chi cerca un gruppo fresco, un po' di buona musica anni 70-80? Saturday Night Disco. Senti, cambiando un po' genere musicale e musica non suonata ma ascoltata, è appena finito il Festival Blues a Pistoia. Sì. L'hai seguito un po', ne hai sentito parlare, sei fatta un'idea di questa edizione? Allora, purtroppo non l'ho seguito in prima persona perché un po' per il lavoro, un po' per
altre vicissitudini e non ho avuto modo di partecipare attivamente. Ne ho sentito parlare, anzi quest'anno è stato anche un bel programma, insomma, lungo, insomma, una bella settimana intensa. Diciamo che per quanto riguarda i miei gusti musicali, ora io premetto che sono un'appassionata di musica a 360 gradi, non ho un gruppo preferito, non ho un genere preferito, a me piace tutta la musica in generale, l'ascolto tutta. Per cui probabilmente avessi avuto tempo avrei partecipato ad ognuno dei concerti, a partire da Danny Gramaro, perché no, Morciva, ma anche magari a Illuminati, insomma, quelli ci sono stati. Purtroppo, ecco, le varie mie vicissitudini non mi hanno consentito di farlo. Spero, insomma, di poter rimediare l'anno prossimo. Senti, tornando agli altri tuoi impegni, diciamo quindi per diletto, l'università come sta andando? L'università l'ho finita. L'hai finita, abbi pazienza. No, mi sono laureata recentemente, mi sono laureata ad aprile e niente, appunto, la sto facendo la pratica legale per diventare avvocato. Quindi prima o poi avremo questo esame da passare? Ma teoricamente sì, vediamo, ancora un anno e mezzo davanti per poter decidere quale sarà il mio futuro, insomma, sono ancora fresca di laurea, mi considero ancora una neolaureata, per cui vedrò, insomma, quale sarà poi effettivamente la mia strada. Senti, ma il mondo della giurisprudenza si sta un po' svecchiando o è sempre un pochino distante dai social, dalla comunicazione? Ma per quello che sto vedendo io attualmente, no, non sembra, ecco, che si stia un po' svecchiando, mi sembra ancora un po' rimasto un po' indietro con i tempi. Ribadisco, sono ancora fresca perché comunque sono pochi mesi che pratico effettivamente, che quindi ho modo di avere a che fare con il mondo della giurisprudenza. Però è un mondo che è bene che vada col piede di piombo, sì. Ecco, non ti voglio far fare dichiarazioni che potrebbero essere controproducenti per il tuo futuro. Ecco, grazie per avermi salvato. Benissimo, niente, allora noi aspettiamo l'avvocato Jasmine, nel frattempo ce la potremo gustare in versione musicale e poi più avanti vedremo. Ciao Jasmine, grazie. Ciao, grazie a voi.